Cresce sempre di più l'entusiasmo dei catanzaresi attorno a Sergio Abramo, che è stato accolto con grande calore da tantissimi sostenitori e simpatizzanti in occasione di due incontri pubblici nella zona sud della città. Il candidato sindaco è intervenuto nel corso di una manifestazione elettorale tenutasi nel quartiere Santa Maria, alla presenza dell'assessore regionale Domenico Tallini e del candidato al consiglio comunale Ivan Cardamone. Al centro dell'incontro le diverse problematiche attinenti alla vivibilità del quartiere. In particolare si è discusso della necessità di un più complessivo intervento di riqualificazione volto a migliorare la viabilità e i collegamenti con l'area di Germaneto, a ripristinare il mercatino rionale e ad arginare l'emergenza rifiuti, riattivando una corretta gestione della differenziata. Abramo è stato ospite anche presso un noto locale di Glido, nel cuore del lungomare, in occasione della presentazione della candidatura al consiglio comunale di Eugenio Riccio. L'incontro ha visto al centro del dibattito le politiche di sviluppo per l'area di Glido. Sono stati sbloccati 32 milioni di euro, ha detto Abramo, per la realizzazione delle opere pubbliche finanziate dai PISU insieme alle risorse destinate al completamento del porto. Dalla regione arriveranno in tempi brevi anche ulteriori finanziamenti per l'edilizia pubblica residenziale e l'implementazione della rete idrico e fognaria nei quartieri popolari. La piena realizzazione della vocazione turistica della Marina, ha commentato il candidato a sindaco, passa dal potenziamento dei servizi e dall'incentivazione delle attività commerciali, in particolare nella fascia costiera di Giovino, che dovrà essere valorizzata attraverso il diretto coinvolgimento dei privati.